Noi proviamo a fare la correzione della verifica sull'induzione elettromagnetica. Sono 5 esercizi di coppia, li risolviamo uno dopo l'altro. Ok. Allora. Qui c'è il primo. Una spira conduttrice è immersa in un campo magnetico. Il flusso del campo magnetico attraverso la spira cambia da 10,5 Weber a 1,5 Weber in un tempo di 10 secondi. Calcola l'intensità della forza promotrice indotta nella spira e inoltre puoi determinare se l'effetto è prodotto da una variazione del campo magnetico o da una rotazione della spira. Motiva la risposta. Quindi abbiamo la forza elettromotrice indotta che vale quello assoluto della variazione del flusso nell'intervallo di tempo. Quindi abbiamo 10,5 Weber meno 1,5 Weber diviso 10 secondi. Ok? Qui abbiamo 10,5 meno 1,5 fa 9 Weber, fratto 10 secondi, totale 0,9 volte. Una virgola. Okay, dato che il flusso del campo magnetico è il prodotto scalare tra B e A, ovvero sia B area e coseno dell'angolo, l'angolo di solito teta, una variazione di flusso può essere causata da una variazione del campo magnetico, da una variazione dell'area o da una rotazione della spira o del campo. Se noi sappiamo solo quant'è delta phi, scusate, la variazione del flusso phi, non abbiamo idea di quale sia il responsabile della variazione, perché il testo non ce lo dice. Quindi alla domanda puoi stabilire eccetera, la risposta è no, non è possibile. Potrebbe essere una variazione di tensione del campo, una variazione dell'area della spira, perché magari la spira si deforma, oppure la spira può ruotare. Tutte e tre possono produrre la variazione data dal testo. Quindi non è possibile discriminare qual è la sorgente, o meglio la causa fisica della variazione del flusso. Non abbiamo elementi per dirlo. Ok? Passiamo all'esercizio 2. Abbiamo un solenoide, due, un solenoide formato da 1000 spire, quindi n è 1000 o se preferite 10 alla 3, una lunghezza L di 50 cm, 50 cm sono mezzo metro, quindi 0,5 metri, è una forma cilindrica con un raggio di base R di 5 cm oppure se preferite ancora 0,05 metri. Calcolo l'induttanza del solenoide. L vale V0, il numero di spire al quadrato diviso la lunghezza del solenoide per l'area della sezione. E poi qual è l'energia immagazzinata nel campo magnetico quando ci passa una corrente di 0,2 ampere. Questo vale un mezzo L, la corrente al quadrato. Quindi qui abbiamo 4 pi greco per 10 alla meno 7. Cos'era? Vediamo se mi ricordo. Sì, Tesla per metro su ampere per 10 alla 3 alla seconda diviso 0,5 metri per pi greco 0,05 metri alla seconda. L'area A è pi greco r al quadrato, l'area della sezione circolare.
e otteniamo un totale di, calcolo il suo tempo, 0,019 74 Henry, quindi 19,74 millihenry. L'energia immagazzinata nel campo magnetico U vale quindi un mezzo LP alla seconda, quindi un mezzo di 0,01974 Henry per 0,2 ampere al quadrato, per un totale di 0,395 10 alla meno 3 joule, oppure in notazione scientifica 3,95 in 10 alla meno 4. H. Ok, non ci sono domande fin qua, mi immagino. Esercizio 3, qui abbiamo copiato, un secondo. Vabbè, come non detto. Allora, 3 dice: un trasformatore ha 200 avvolgimenti nel circuito primario e 600 nel secondario. La potenza dissipata nel primario vale 40 watt ed è alimentata da una fossa elettromotrice di 220 volt. Calcola la fossa elettromotrice e la corrente nel secondario. Quindi abbiamo un numero di avvolgimenti nel primario che misurava 200, nel secondario sono 600, di 3 volte tanto. La tensione nel primario è 220 volt e la potenza nel primario, che è uguale a quella nel secondario, è di 40 watt. Qui nel secondario è identica anche nel primario. La domanda è: qual è la tensione nel secondario e qual è la corrente nel secondario? Qui abbiamo visto che la tensione è proporzionale al numero di spire, quindi la tensione nel secondario vale il numero di spire nel secondario fratto quello nel primario per la tensione nel primario. Quindi abbiamo 600 diviso 200 per 220. 6 diviso 200 fa 3, 3 per 220 fa 660 volt. Una volta che ho trovato la tensione, posso sia usare la regola che sfrutta il numero di spire, dicendo che il prodotto tra la corrente nel primario per il numero di spire nel primario vale quanto la corrente nel secondario per il numero di spire nel secondario, oppure semplicemente il fatto che la corrente nel secondario sarà la potenza diviso la tensione nel secondario, indifferente. Di cui ho 40 watt fratto 660 volt, per un totale di un corrente viene circa 6 per 10 alla meno 2 ampere, o se preferite 0,06 ampere. Numero 4, spero di riuscire a copiare qui la figura importante.
Qui abbiamo due figure relative a una spira che attraversa una zona con un campo magnetico, dove si dice, nella figura AB viene riportato lo stesso campo magnetico. In entrambi il caso, il campo magnetico è uniforme e costante nel tempo, detto perpendicolarmente in modo entrante. La spira, nel caso A, entra nella zona di campo attraverso il suo lato più lungo. Nell'altro caso, la stessa spira entra attraverso il suo lato più corto. Okay? Quindi nel caso A, nel caso A, la forza elettromotrice indotta vale la derivata del flusso rispetto al tempo, però in questo caso ho L, lato lungo, per B, perché l'area qui la trovo con la sezione costante per quanto entra questo lato. La velocità dalla rapidità con cui questa zona entra nel campo, mentre nel caso B la forza elettromotrice, che è la stessa calcolata nello stesso modo, ma stavolta la sezione, l'area la trovo moltiplicando C, il lato corto, per B. Dato che L è maggiore di C, ottengo che la forza elettromotrice sviluppata nel caso A è più grande di quella sviluppata nel caso B. L'area è la stessa, d'accordo, però la variazione di area è più grande in questo caso che non in questo, a parità di velocità. Quindi se voglio ottenere una corrente più grande, mi conviene utilizzare questa soluzione piuttosto che questa. Anche se è vero che l'area è la stessa, però la variazione di area non è la stessa. Ok? È chiaro il perché? Molto bene. Ultimo, questo qui. Ok. Questo mi chiedeva sull'applicazione diretta di alcune reazioni. Quindi abbiamo qui una sbarra conduttrice con circuito U con il campo magnetico uniforme verso l'alto di 0,4 Tesla. La sbarra conduttrice si muove a 3 cm al secondo e la distanza tra le due rotaie è di 0,10 metri, quindi 10 centimetri, con la resistenza di 5 ohm. Qual è la corrente che circola nel circuito a causa di induzione e calcola l'intensità della forza necessaria a mantenere la sbarra in moto uniforme? Come cambierebbero le risposte se B cambiasse diverso? Allora, anche in questo caso la forza elettromotrice vale la derivata del flusso rispetto al tempo, quindi L, distanza tra le, questa, la distanza L è questa, per B. Quindi abbiamo la distanza che è 0,1 metri per B che è 3 centimetri al secondo, quindi 3 per 10 alla meno 2 metri al secondo, per ancora il campo magnetico che è 0,4 Tesla. Okay. E qui otteniamo devo calcolarlo. Punto 1 per 3 diviso 100 per punto 4. Viene 0,0012 volte. La corrente I indotta è su R, quindi LVB
su R, quindi 0,0012 volte diviso R, che erano 5 ohm. Lo otteniamo. Prego. Quattro per 10 alla meno 4 ampere. Qual è la forza necessaria? Spiego meglio. Qui la corrente qui è a un verso che tende a limitare la diminuzione di flusso. Qui se la barra si sposta verso destra, quest'area diminuisce, il flusso decresce. Quindi avrò una corrente che produce un campo magnetico che rafforza questo campo, quindi la corrente è diretta in questo senso. Okay. Se la corrente è diretta in questo senso, la forza che agisce sulla corrente, I vettor B è diretta da questa parte, questa F, I è il vettore B. Quindi per mantenere il moto uniforme devo applicare una forza almeno uguale a questa diretta verso destra. Quindi l'intensità della forza necessaria a mantenere il moto uniforme della nostra barra è IL, L minuscolo B, quindi 2,4 per 10 alla meno 4 ampere per 0,1 metri per 0,4 Tesla. E ottengo 9,6 per 10 alla meno 6 newton, se non ricordo male. Ok? Che cosa cambia se il campo magnetico si invertisse? Fatemi ricopiare questa immagine in modo tale da non pasticciarla troppo. Ahia. Niente. Allora, se il campo magnetico cambia diverso, abbiamo il circuito, qui il campo magnetico è diretto verso il basso, qui abbiamo la nostra barra, ok? La velocità è sempre quella di prima, in questo caso l'area diminuisce, ok? E quindi anche in questo caso avrò un campo magnetico indotto che rafforza quello presente, quindi avrò una corrente in senso orario, quindi la corrente stavolta va in questo verso. Ma se il campo magnetico è verso il basso e la corrente va in quel verso, il vettore B è sempre diretta verso l'esterno. Vettore B. Quindi la forza non cambia, io comunque devo spingere o devo esercitare una forza per spostare la barra a destra. L'unica cosa che cambia è il verso della corrente, quindi tutte le risposte date nell'esercizio non cambiano, salvo il fatto il verso della corrente. Quindi tecnicamente le risposte non cambiano, salvo il fatto della corrente. Okay, quindi l'intensità della forza non muta. L'intensità della corrente non cambia, cambia solo il verso di T. Prima era antiorario, adesso è orario. Domande?